Benvenuti a un nuovo aggiornamento di Semina! Come appena detto, oggi vedremo cosa farò con le plantule, quindi le piantine nate dai semi di succulente piantate a maggio, cioè fine maggio. E cosa farò adesso in vista dell'inverno? Come vedete sono dentro e sono anche in una posizione un po' spettrale, cosa che non mi piace affatto, però non sono organizzata per fare i video qui con le giornate buie, però in realtà è diverso tempo che sto rimandando questo video e quindi oggi lo faccio anche se è leggermente buio. Per la gioia di molti finalmente è arrivato il periodo dell'anno in cui sono dentro casa e quindi non c'è rumore della strada e quindi riuscirò a parlare normalmente senza troppi disturbi. Come dicevo nei video precedenti, questa è la prima volta per me che semino e che poi adesso affronto un inverno con queste mini piantine. Quindi le informazioni che ho trovato le ho trovate principalmente in due siti che vi lascio in descrizione e che appunto mi davano questi consigli. Veniamo subito al dunque e parliamo delle piantine. Le ho tenute in terrazzo, un po' coperte comunque dalla pioggia e dal vento, però fino a tipo 4 giorni fa, fino a qualche giorno fa, comunque di notte ogni tanto è scesa anche fino a 5 gradi e comunque però loro sembrano stare bene. Ecco, arriviamo al dunque. Allora, le soluzioni sono due per le piantine: o si continuano a fare crescere in inverno nonostante l'inverno, quindi si deve ricreare una sorta di estate all'interno, quindi con uso di grow light abbastanza potenti poi e temperature sopra i 20 gradi, oppure si fa fare comunque un riposo vegetativo anche a queste piantine, però logicamente essendo piccole poi vabbè ci sono generi più delicati di altri e due di quelli che ho io sono delicati, infatti il melocactus e l'euforbia sono un po' più delicati, quindi comunque fuori all'esterno nella serra nel mio caso non sopravvivrebbero perché comunque a gennaio febbraio fa anche ogni tanto arriva anche a meno 5 meno 6, quindi le piantine lì non possono, non sopravvivono. Invece si può appunto si può comunque fare il riposo vegetativo magari ecco all'interno in un posto più riparato, però con temperature tra i 12 e i 14 gradi, quindi comunque è freschino, è freddo, per loro entrano in riposo, però ecco non rischiano di congelare. E quindi non le terrò qui in salotto perché qui comunque si raggiungono anche temperature di sera con la stufa accesa e anche sopra i 20 gradi. È vero che qui ho questo scaffale con delle grow light, però sono grow light in realtà molto deboli, cioè non sono molto forti, ecco. Già l'anno scorso, visto che avevo tenuto dentro in casa le talee nate dalle foglie e non era comunque abbastanza questa luce in realtà, e quindi non le tengo qua perché qui appunto non posso garantirgli una crescita decente per l'inverno come fosse una crescita estiva, ma appunto le farò entrare in riposo mettendole sulle scale che non sono riscaldate e anche lì ho un mobile con delle grow light in modo che comunque un po' di luce in più ce l'hanno, però insomma sono in riposo quindi non ne vorranno tantissimissima, ecco, non so se mi sono spiegata. Qualcuno mi aveva scritto nel video precedente, mi pare, che le aveva tenute in serra per tutto l'inverno ed erano sopravvissute, ovviamente si erano fermate, cioè avevano fatto il riposo, però io non me la sento molto sinceramente. Potrei provare con il vasetto, quello della pianta misteriosa che ancora non ho cercato. Che cos'è?
Perché di quella lì ci sono alcune plantule sia in quel vasetto a parte quadrato che nel semenzaio, che qui nel semenzaio. Quindi questo semenzaio, visto che ci sono anche le euforbie che sono più delicate, le terrò appunto dentro. E l'altro vasetto quadrato potrei metterlo in serra per provare. Sì, farò così, visto che comunque questa pianta non so che cos'è, ma sicuramente non è una di quelle particolari, era probabilmente o un echinopsis o un tricocerus, cioè era un po' classica, quindi posso provare a metterla in serra. Mentre appunto gli altri vasetti, quindi il semenzaio e gli altri due vasetti di Melocactus, li metterò dentro, perché anche il Melocactus è un po' delicatino. Io questo non lo sapevo. Non lo sapevo neanche l'anno scorso perché anche la pianta adulta è delicatina. E infatti io l'anno scorso l'ho tenuta fuori e lei ha preso un fungo gigantesco ed è poi morta. Se con queste piantine, se gli facciamo fare il riposo vegetativo, dobbiamo anche loro tenerle abbastanza asciutte. È chiaro che ogni tanto, cioè, le teniamo d'occhio e se vediamo che proprio si asciugano, perché comunque sono molto piccole, se si asciugano, si disidratano, un pochino gli si può dare, però poco, magari delle nebulizzazioni leggere, comunque poca acqua, soprattutto ed eventualmente se si tengono proprio fuori al freddo. Un'altra cosa importante della dimora invernale, comunque soprattutto per queste mini plantule, è che ci sia pochissima umidità comunque, quindi anche le nebulizzazioni devono asciugare molto in fretta comunque, perché l'umidità porta facilmente a dei funghi, soprattutto in queste piantine molto delicate. Quindi che le teniamo in serra fredda o che le teniamo in casa, deve essere una zona comunque con abbastanza ricircolo di aria e comunque con poca umidità. Allora, dallo scorso aggiornamento i cactus non sono cresciuti più di tanto. In realtà, ecco, io in quest'estate praticamente non li ho mai concimati alla fine, perché mi scordavo sempre quando facevo gli altri, poi non mi ricordavo di fare mezza dose per loro e quindi alla fine non li ho mai concimate. E quindi sicuramente un po' saranno un po' più lente anche per quello. Mentre le euforbie abbastanza. Devo dire, loro sì, sono cresciute. E è sicuro che non sono euforbie obese, ma sono un ibrido, un misto di qualcosa. Probabilmente, come diceva qualcuno che mi ha commentato, probabilmente erano euforbie obesa più euforbia susannae. Sì, probabilmente ha ragione perché stanno prendendo quella caratteristica un po' di quella euforbia susannae. Penso di aver detto tutto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto e se ti piacciono se ti piace questa serie di video, quindi aggiornamenti di cose che magari provo, di esperimenti anche per me, fammelo sapere sotto in un commento. E iscriviti al mio canale per restare poi aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo video. Un'ultima cosa, quest'anno non ho fatto video appunto sulla preparazione dell'inverno, sull'autunno, cose del genere, perché le avevo fatte l'anno scorso. Avevo fatto, vabbè, cosa fare a settembre per preparare al riposo vegetativo e poi il video sulla serra. Anzi, sulla serra mi pare ce ne siano due. Uno, vabbè, iniziale che spiegava un po' di tutto, e uno sul, vabbè, poi perché l'avevo dovuta risistemare, quindi era un po' sugli accorgimenti da tenere su quei tipi di serra per evitare che volasse via col vento, eccetera. E quindi i video c'erano già e non li ho fatti di nuovo. Magari quest'anno più avanti, adesso vi farò vedere come le ho sistemate quest'anno dentro la serra. Intanto, se volete già vedere come ho messo le serre, perché quest'anno ne ho due, ne ho dovute mettere due. Insomma, se volete già vedere come ho sistemato, potete seguirmi su Instagram perché lì faccio vedere spesso, anzi, ci sono due post con le mie serrette. Ultimissima cosa, più avanti, si parla per più avanti, vi piacerebbe vedere le piantine che ho in casa?
perché ne ho diverse. Vi piacerebbe? Fatemi sapere nei commenti. Per oggi ho detto tutto, il video è già finito. Wow! questi durano poco, per fortuna. E ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E seguitemi su Instagram. Ciao!